poste misure di vigilanza per l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano. La decisione è stata presa al termine di una riunione in prefettura a Reggio. Intanto il consigliere Arturo Bova dice: l'Ndrangheta è una piaga come l'ISIS. Il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica agita il consiglio regionale. L'assise di Palazzo Campanella rinvia l'approvazione dello strumento. Il Consiglio dei Ministri ha deciso la proroga dello stato di emergenza per Rossano e Corigliano dopo l'alluvione del 12 agosto scorso. Presente alla riunione il ministro del Lavoro Poletti. Pronto soccorso dell'Annunziata al collasso, mancano barelle e personale, segnalazioni e denunce alla nostra redazione, l'assistenza dei pazienti delegata ai familiari. Il patrimonio della famiglia Citrigno non andava sequestrato, è quanto deciso dalla Corte di Cassazione. La sentenza chiude la complessa vicenda giudiziaria aperta dall'inchiesta e dal successivo processo Twister. Protesta questa mattina a Vibo di 10 lavoratori che non sono stati assunti dalla società che gestisce la raccolta dei rifiuti a Vibo, il sit-in in piazza Municipio. Buonasera dalla redazione di Tele Europa Network e benvenuti a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, dopo le intimidazioni dei giorni scorsi sono state disposte delle misure di vigilanza sia per l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano che per il presidente del parco dell'Aspromonte Bombino. La decisione è stata presa al termine di una riunione in prefettura a Reggio Calabria. Intanto il consigliere Arturo Bova dice: l'Ndrangheta è una piaga come l'ISIS. Sentiamo. Sono stati sentiti per ore in prefettura a Reggio Calabria l'assessore regionale al lavoro Federica Roccisano e il presidente del Parco Nazionale dell'Aspromonte Giuseppe Bombino per stabilire le possibili cause che si celano dietro i due atti intimidatori subiti nei giorni scorsi. Poi, al termine dei colloqui, la decisione di disporre misure di vigilanza nei loro confronti, in attesa che la magistratura faccia il suo corso e stabilisca gli autori dei due atti vili, visto che ormai sembra ovvio si sia trattato di una matrice criminale. Una sorta di avvertimento. A Siderno, lo ricordiamo, nella notte tra sabato e domenica è stata data alle fiamme l'auto intestata all'assessore regionale al lavoro parcheggiata davanti all'abitazione della donna, mentre pochi giorni prima persone non identificate hanno lasciato sul cofano dell'automobile di Giuseppe Bombino, parcheggiata nel cortile condominiale della sua abitazione, una busta di plastica contenente la testa mozzata di un capretto, le ultime di una lunga serie di intimidazioni subite da chi si spende per liberare la nostra terra dal malaffare. Arturo Bova è tra questi e parla dell'Ndrangheta come un problema internazionale al pari dell'ISIS. Se la Calabria ospita purtroppo la più grande, la più forte organizzazione criminale al mondo, vede, io in passato avevo detto una cosa, avevo parlato di porre il problema della criminalità non solo sul piano nazionale ma europeo e mondiale. Questo deve essere lo sforzo di questo Consiglio e dei parlamentari della Calabria, tutti, di dire che l'Ndrangheta è un problema internazionale che va trattato come l'ISIS, al pari dell'ISIS, al pari di Al-Qaeda. Perché in questo modo che succede? Si mettono in campo strategie internazionali con risorse internazionali. Il consigliere regionale, che ha vissuto sulla sua pelle cosa significa il terrore e la paura di sentirsi minacciato, parla di potenziamento di uomini e di mezzi sul territorio ed esorta a parlare della problematica alla presenza del ministro dell'interno Angelino Alfano. Quello che io ho depositato proprio ieri mattina è la richiesta di consiglio di convocazione urgente di consiglio regionale con la presenza, invitando anche il ministro Alfano, non perché non conosca quali siano le strategie, quali siano le azioni che il governo sta mettendo in campo e vuole mettere in campo, ma è necessario che di queste cose se ne discute in una pubblica assise davanti alla gente, davanti ai cittadini. I sindaci colpiti, martoriati giorno per giorno, vogliono vedere qualcosa di concreto, vogliono sapere ma le strategie quali sono, comunichiamoli, quali sono gli interventi, quali sono le misure anche in termini economici che il governo intende adottare sul nostro territorio. Parliamo di cifre, parliamo di cose concrete. E parliamo adesso di consiglio regionale, perché il quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica agita appunto il consiglio regionale. L'assise di Palazzo Campanella rinvia l'approvazione dello strumento. Sentiamo.
Nulla di fatto. Doveva essere una seduta tranquilla del Consiglio regionale, invece l'approvazione del quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica è stata posticipata a data da destinarsi. Il rinvio del provvedimento, fortemente voluto dall'assessore all'urbanistica Franco Rossi, è stato annunciato dal presidente della Commissione Domenico Bevacqua. Tra le polemiche, decisivi i rilievi mossi non soltanto da parte di alcuni consiglieri d'opposizione, tra cui Tallini, Nicolò, Cannizzaro e Orsomarso, ma anche e soprattutto quelli di Guccione e Nucera tra le file della maggioranza. Il presidente Oliverio ha parlato anche di forzature strumentali e populistiche per un piano su cui c'era ampia convergenza già nella precedente legislatura, ma alla fine l'Assemblea ha deciso di approfondire ulteriormente l'argomento. Per il centro-sinistra è un colpo da incassare. Tra gli altri provvedimenti è stata approvata la presa d'atto della decisione della Commissione europea di approvare il nuovo programma di sviluppo rurale e di istituire il relativo comitato di sorveglianza. Semaforo verde inoltre alle nuove regole per il referendum consultivo sulle variazioni che riguardano i comuni. A livello prettamente politico, Ennio Morrone ha comunicato di restare nel gruppo di Forza Italia pur avendo lasciato il partito nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori. Ennesima conferma che la questione Cosenza è destinata a segnare notevolmente la politica regionale e forse anche l'andamento della stessa legislatura. Parliamo adesso di maltempo e di emergenza idrogeologica nella nostra regione, perché il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la proroga dello stato di emergenza per le zone dello Ionio Cosentino colpite dall'alluvione, lo ricordiamo, dello scorso 12 agosto 2015. Lo ha annunciato il Ministro del Lavoro Poletti al termine di una breve seduta del Consiglio tenutasi appunto questa mattina. Nei giorni scorsi un forte nubifragio abbattutosi su Corigliano ha messo a nudo le carenze ancora evidenti nel sistema di regimentazione delle acque piovane. Gianluca Pasqua, sentiamo. Pochi giorni fa, un forte nubifragio che si è abbattuto sulla zona di Corigliano ha riportato tutti indietro nel tempo. Al mese di agosto, alla notte di mercoledì 12, quando l'acqua piovuta dal cielo allagò le città e le campagne, ingrossò i torrenti, facendoli straripare, trascinò le auto e minacciò seriamente la popolazione, causando l'allontanamento dalle proprie abitazioni di centinaia di persone. Nei giorni successivi, mentre le comunità di Rossano e Corigliano lavoravano duro per riprendere la vita di tutti i giorni e facevano i conti con gli enormi danni provocati dal maltempo, ma soprattutto dall'incuria, dal mancato rispetto delle regole, gli amministratori locali si battevano per ottenere il massimo in termini di risarcimento e di attenzione per la gente e per i luoghi. Dal Consiglio dei Ministri giunse il riconoscimento dello stato di emergenza per i comuni coinvolti nell'alluvione, con uno stanziamento di risorse ammontante a 3,9 milioni di euro per le somme urgenze. L'intervento del governo non placò le polemiche, ma tutti si rimboccarono le maniche per ricostruire e mettere in sicurezza le aree più a rischio. Quei 180 giorni fissati dalla prima delibera non sono bastati. Oggi il Consiglio dei Ministri ha autorizzato la proroga dello stato di emergenza. La nuova delibera è arrivata nel corso di una breve seduta del Consiglio dei Ministri tenutasi questa mattina sotto la presidenza del Ministro del Lavoro Poletti. Gli eventi atmosferici dei giorni scorsi che hanno interessato i torrenti Cannata, Leccalardo e Gennarito a rischio esondazione, ha detto il sindaco di Corigliano Geraci, ci hanno fatto temere il peggio e rivivere quei brutti momenti. Il primo cittadino che oggi insieme agli altri amministratori incassa la proroga dell'emergenza non ha perso l'occasione per protestare contro Calabria Verde e denunciare i considerevoli ritardi negli interventi da tempo programmati, più volte sollecitati, ma ancora non realizzati. Ritardi per i quali Geraci ha avvisato la Procura della Repubblica di Castrovillari. Parliamo invece adesso di sanità, perché il pronto soccorso di Cosenza, sempre più in difficoltà per l'elevato numero di accessi e l'insufficienza del personale in servizio. Tantissime le segnalazioni che in questi giorni stanno giungendo alla nostra redazione, malati lasciati in attesa del ricovero per giorni, carenze di barelle e di sedie e spesso l'assistenza è affidata a qualche familiare, come emerge da una testimonianza che ha raccolto Marisa Fallico. Sentiamo. Mentre il medico studia, il malato muore. Il vecchio adagio popolare risulta quanto mai calzante per descrivere il caos che continua a regnare nella sanità calabrese, in quella cosentina in particolare, e ancora di più nel nosocomio dell'Annunziata, o meglio al pronto soccorso. Sono anni che ci vengono segnalate, e noi puntualmente rigiriamo a chi di dovere, disfunzioni e carenze. Da quando è scattato il piano di rientro, con la chiusura di molti ospedali zonali, l'emergenza si è inevitabilmente concentrata
vita sul pronto soccorso dell'ospedale civile e sono anni che ci sentiamo promettere il potenziamento degli organici. Sta di fatto che ad oggi entrare nel pronto soccorso è come entrare in un girone infernale. Eloquenti queste immagini catturate con un telefonino da un nostro telespettatore. E pensate un po', questo è un momento meno caotico. Malati che stazionano per giorni in attesa di un ricovero, i posti letto nei reparti sono troppo spesso insufficienti, il personale che non riesce a dare risposte adeguate in tempi decenti e su cui si riversano malumori e rabbia. Nelle stanze dell'accettazione si verifica una promiscuità allucinante, uomini, donne, giovani, anziani, malati con l'ossigeno accanto a pazienti cardiopatici o con sintomi acuti, traumatizzati e via dicendo. Tutto quel mondo di sofferenza che si riversa dall'intera provincia di Cosenza sull'emergenza urgenza dell'Annunziata. Non ci sono barelle a sufficienza, ma neanche sedie. L'assistenza per i più fortunati è affidata a qualche familiare. Un mio familiare, una persona a me cara, è da circa 3 giorni buttato là su una barella, senza un cuscino, fra le altre cose. Se vai a chiedere una coperta sembra che gli chiedi chissà che cosa. Poi ci sono delle situazioni, giusto per citarne qualcuna, catetere pieni e nessuno che viene a sostituirli. Il caso di questa persona della mia famiglia è là da diversi giorni, non gli fanno nessuna terapia medica. Poi ho sentito una frase ieri, vabbè, ma quanti anni ha? Cioè, come se una persona anziana deve essere condannata, non ha diritto a cure, non ha diritto. Io vorrei dire una cosa, vorrei aggiungere una cosa. Vorrei invitare la politica calabrese a vergognarsi di questo. Ma lo dico veramente, se hanno un minimo di coscienza dovrebbero vergognarsi. E da Cosenza a Vibo, dove in 2 reparti dell'ospedale Iazzolino di Vibo Valentia sono state riscontrate alcune crepe nei muri e la direzione generale dell'azienda sanitaria provinciale ha disposto la riduzione dei posti letto e il trasferimento di alcuni pazienti. I reparti interessati sono quelli di ortopedia e servizi immunotrasfusionali. Nell'ospedale sono intervenuti addirittura i vigili del fuoco che hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo. Dopo il sopralluogo si è svolta nei locali della direzione aziendale una riunione dell'unità di crisi durante la quale i vigili del fuoco hanno sostenuto in modo categorico che le zone dell'ospedale a rischio vanno evacuate. Al termine dell'incontro il direttore generale Angela Caligiuri ha emesso l'ordinanza per la riduzione dei posti letto e il trasferimento dei pazienti. Parliamo adesso di cronaca perché il patrimonio della famiglia Citrigno non andava sequestrato, è quanto deciso dalla Corte di Cassazione. La sentenza chiude la complessa vicenda giudiziaria aperta dall'inchiesta e dal successivo processo denominato Twister. Marisa Fallico, sentiamo. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro arriva ora il suggello della Cassazione. Il patrimonio della famiglia Citrigno non andava sequestrato e conseguentemente confiscato. I beni, nella disponibilità dei figli dell'imprenditore cosentino, sono di provenienza legittima. Una decisione che chiude una complessa pagina giudiziaria iniziata con l'inchiesta e successivo processo Twister su un giro d'usura, a cui seguì nel luglio del 2014 il sequestro di 37 immobili, 5 terreni, nonché le società operanti nelle costruzioni in campo alberghiero e soprattutto sanitario, per un valore complessivo di 100 milioni di euro, che secondo la DDA di Catanzaro Piero Citrigno aveva acquisito con attività illecite. Il Tribunale di Cosenza in primo grado dispose la confisca. Nel luglio dello scorso anno la Corte d'Appello di Catanzaro, accogliendo le tesi difensive del pool di avvocati e consulenti dei Citrigno, annullò la confisca, sottolineando la non pericolosità sociale dell'imprenditore, la legittima provenienza del patrimonio e la poca credibilità del pentito francopino, che aveva adombrato rapporti con la criminalità organizzata. Verdetto a cui si oppose la Procura Generale della Corte d'Appello di Catanzaro. Oggi la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso, ritenuto infondato, e ha messo così la parola fine alla vicenda giudiziaria.
Dopo 18 mesi in cui il patrimonio della famiglia Citrigno è stato congelato, hanno affermato i legali, finalmente giustizia è fatta. Per fortuna, hanno rimarcato, le misure di sequestro prima e confisca poi non hanno intaccato la solidità patrimoniale ed economica delle società partecipate dai figli di Citrigno e operanti in diversi settori imprenditoriali. Adesso vediamo le nostre brevi di cronaca. Non ce l'ha fatta il 60enne che ieri pomeriggio a Settimo di Montalto Fugo si è sparato un colpo di pistola al petto. L'uomo è raggiunto all'Annunziata di Cosenza in gravissime condizioni, sottoposto ad intervento chirurgico e deceduto alcune ore dopo. L'uomo avrebbe deciso di farla finita dopo aver perso il lavoro. Serie di furti nei supermercati di Crotone, arrestati 4 cosentini dai carabinieri. I 4 riempivano i carrelli di merce ma poi non pagavano. Quasi 5.000 euro tra generi alimentari, profumi e prodotti vari che il gruppo avrebbe sottratto a diversi esercizi commerciali. Eludevano i sistemi antitaccheggio passandosi la merce dietro le casse, occultandola sotto i cappotti oppure rimuovendo le placche antifurto. Il sindacato autonomo di polizia di Crotone annuncia lo sciopero della mensa dei suoi iscritti, una protesta simbolica, sottolinea il SAP, per manifestare vicinanza e solidarietà al segretario generale Gianni Tonelli che da 36 giorni sta attuando lo sciopero della fame per evidenziare le reali condizioni dell'apparato della sicurezza ormai debilitato da anni di tagli. Due persone sono state fermate questa mattina a Catanzaro nel corso di un'operazione congiunta polizia-carabinieri. Si tratta di due giovani, 21 e 24 anni, ritenuti responsabili della rapina a mano armata commessa il 10 febbraio scorso nel quartiere Santa Maria ai danni di un mini market, bottino oltre 1.600 euro. Un autotrasportatore siciliano è stato denunciato dopo essere stato fermato con un carico ingente di novellame mentre cercava di imbarcarsi a Villa San Giovanni sul traghetto per la Sicilia. I militari della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria hanno trovato all'interno del mezzo nascosto sotto altre cassette di pesce regolarmente fatturato 150 cassette di polistirolo contenente il bianchetto. Il prodotto ittico per un totale di 750 kg è stato sequestrato. Ed ora apriamo la pagina del lavoro. Protesta ad oltranza dei tirocinanti del Parco delle Serre a Catanzaro. Chiedono il rispetto degli impegni sottoscritti dalla Regione e lo stanziamento delle risorse per il pagamento delle spettanze arretrate. Rosalba Baldino, sentiamo. Il sacco a pelo è pronto, gli striscioli ben in vista nella cittadella regionale a Catanzaro, dove i tirocinanti del Parco delle Serre sono tornati a protestare. Aspettano di essere pagati 5 le mensilità arretrate che non arrivano. I lavoratori aspettano da quasi un anno e nonostante gli impegni assunti di soldi, neanche l'ombra. Gli accordi sono stati disattesi, denunciano i sindacati, e sarà lotta dura. Noi abbiamo deciso, visto e considerato che la protesta sta andando avanti presso l'ente Parco delle Serre dai primi di novembre, dove i ragazzi sono asserragliati sul tetto, stanno facendo i turni e dormono lì. Purtroppo è un comune dell'entroterra che evidentemente non fa, come dire, molto rumore e non dà, diciamo, come dire, disagio a nessuno. Noi pensiamo che la protesta deve essere spostata qui, tant'è che da oggi non ci muoveremo più dalla cittadella regionale, quindi vogliamo delle risposte. La soluzione ci sarebbe ed è proprio il sindacato ad indicarla. Vogliamo suggerire alla Regione, quindi come abbiamo fatto circa 10 giorni fa, di mettere insieme i dipartimenti interessati, che sono appunto quello dell'agricoltura, del turismo e della programmazione, per cercare di trovare una soluzione, perché noi pensiamo che le aree interne vanno valorizzate. E la Regione stessa ci viene in aiuto con il piano strategico delle aree interne approvate nei mesi scorsi, che appunto prevede la valorizzazione di quelle aree, e il parco per le caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali che presenta potrebbe essere una risorsa, e sicuramente lo è. A Vibo adesso per l'avvertenza rifiuti, stamattina la protesta dei 10 lavoratori che non sono stati assunti dalla nuova società che gestisce il servizio. Sentiamo.
Una decina di operai ex Progetto Ambiente, affiancati dal sindacalista Stanley Cobas, si sono riuniti in assemblea davanti al comune di Vibo Valentia per ricordare la loro situazione. Nessuna richiesta di incontro istituzionale, solo una sorta di assemblea nel tentativo di inviare un segnale da parte di questi operai rimasti fuori dal meccanismo di assunzione nella nuova ditta incaricata al servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, ASED. In tutto una decina le persone che sperano di poter essere reimmerse sul mercato del lavoro, appellandosi alla dell'accordo siglato in prefettura nell'agosto dello scorso anno, ma allora a firmare fu una ditta diversa da questa. Siamo qua per manifestare il nostro diritto di lavoro, come vedete ci abbiamo i cartelli qui davanti, perché vogliamo il nostro lavoro che abbiamo rinunciato il 20 agosto del 2014, abbiamo rinunciato tutti i nostri diritti, da 6 ore ci hanno passato a 4 affinché lavorassimo tutti 70 lavoratori. Invece non è stato così, che la vecchia ditta Progetto Ambiente è praticamente assunto lentamente e quindi non ci siamo rientrati tutti. Per cui io ci sono rientrato sinceramente, però per un breve periodo, perché purtroppo ho avuto un problema di malattia, quindi non. Però adesso la nuova ditta entrante, l'ASED, ci doveva assumere come come se doveva rispettare il nostro contratto praticamente come avevamo prestabilito il 20 agosto, perché abbiamo, vi ripeto, abbiamo perso tutti i nostri diritti per poter lavorare tutti i 70 operatori praticamente, e questo non l'hanno mantenuto fino adesso, sia col sindaco avevamo preso accordi, sia con il prefetto, però come vedete ad oggi siamo in mezzo alla strada sinceramente. La nostra famiglia hanno bisogno, i nostri figli hanno bisogno, abbiamo figli all'università, abbiamo famiglia, abbiamo tasse da pagare e non sappiamo come fare sinceramente. Io tuttora mi trovo anche senza disoccupazione, perché purtroppo non ho potuto fare disoccupazione perché non ho lavorato nel 2015, non ho lavorato abbastanza per poter acquisire la disoccupazione e quindi mi trovo come un libro vagabondo sinceramente. Punta alla valorizzazione dei piccoli borghi, l'iniziativa presentata a Catanzaro denominata Borghi da rivivere. Vediamo. È diventata realtà la rete di piccoli centri denominata Borghi da rivivere, presentata ufficialmente a Catanzaro, nella cittadella regionale. L'associazione ha lo scopo di recuperare la storia e la memoria dei luoghi ed istituire una vera rete che colleghi e valorizzi le peculiarità artistiche, culturali e naturalistiche dei borghi calabresi. Noi abbiamo un patrimonio importante che è nei piccoli borghi, espressione dell'identità, della storia, di un patrimonio culturale della Calabria che non è stato adeguatamente valorizzato finora, non si esprime pienamente nelle potenzialità di cui è in possesso. Quella di oggi è un seme che è destinato a germogliare. Noi abbiamo un grande interesse come regione a questa iniziativa, perché si colloca in coerenza con quello che è il nostro progetto di valorizzazione del territorio, del patrimonio culturale, del tessuto sociale ed umano che appunto è allocato nei piccoli borghi della nostra regione. L'iniziativa, che va anche nella direzione di allargare la stagionalità turistica, si avvale della collaborazione dell'Università Telematica Pegaso. L'Università Telematica Pegaso, rappresentata dal rettore professor Alessandro Bianchi, anche ex ministro dei trasporti, ha l'ambizione di dare una mano rispetto alla rigenerazione urbanistica e ambientale degli stessi borghi e metterli in rete. Io penso che le aree interne in questo senso potrebbero essere valorizzate, ho una traiettoria, ce ne sono tante, ma riteniamo che questo sia una traiettoria importante per tentare di valorizzare dei borghi bellissimi che abbiamo in Calabria. Ed è stato presentato all'Università della Calabria il social network Easy Social Job, dedicato al mondo del business. Vediamo. Easy Social Job è il nuovo social network interamente dedicato al mondo del lavoro. È stato ufficialmente presentato all'Unical e sarà online tra un mese. L'idea nasce da una start-up di giovani menti calabresi e sarà per ora limitata al mercato italiano. È una piattaforma web con un alto connotato sociale dove gli utenti possono praticamente sviluppare le proprie idee, conoscere e aumentare il network professionale.
e eventualmente avere la possibilità che ci sia un incontro tra finanza e idea, e quindi trovare, diciamo, l'azienda o l'utente o il mecenate che sia in grado di finanziare il progetto. Ovviamente tutto questo passa attraverso un percorso di step, attraverso gli step adeguati per poter arrivare alla fattibilità del progetto. Quindi c'è una serie di strumenti che noi mettiamo a disposizione in un'area protetta, tra cui un business plan interamente codificato, semplice da poter utilizzare anche per coloro i quali non sono esperti alla materia, per cui è il documento ultimo per sviluppare una startup. Chi avesse un'idea d'impresa ma non i mezzi per realizzarla può cercare partner o collaboratori che possano aiutarlo. Il progetto viene quindi pubblicato sulla piattaforma per essere condiviso. Lì le società iscritte potranno eventualmente cliccare sull'abstract se interessa l'idea. Per poter visionare il progetto dovranno firmare un accordo di riservatezza, perché l'idea è completamente blindata, e lì c'è l'incontro tra finanza e idea. E se si vuole si può anche avere un supporto legale o specialistico per la redazione del progetto direttamente dalla piattaforma, che sarà ricompensata solo se il progetto arriverà al finanziamento. E c'è una notizia che arriva da Reggio Calabria, dove le strutture del centro sportivo Sant'Agata di Reggio, ma non i campi da calcio, sono stati sequestrati stamani dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Provinciale nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica per abusivismo. Il provvedimento, secondo quanto si è appreso, riguarda la foresteria, gli spogliatoi e le aree adibite a parcheggio. Il centro è della Regina Calcio, la società di Lillo Foti, che dopo la mancata iscrizione all'attuale campionato di Serie D e la nascita della società SD Reggio, che di fatto è subentrata, si occupa adesso solo di settore giovanile. La struttura ai tempi della Regina di Foti in Serie A e B era utilizzata dalla prima squadra durante la settimana per gli allenamenti. Adesso parliamo di sport, perché il mondo automobilistico italiano e calabrese piange la scomparsa di Domenico Scola, il pilota più longevo d'Italia, che ha segnato tanti record e che ha portato questo sport ad altissimi livelli, un'icona delle gare in montagna e grande protagonista di tantissime edizioni della Fasano Selva, ma soprattutto della Coppa Sila e della Salita della Sila. Don Mimì, come era affettuosamente chiamato, è scomparso nella notte a 86 anni a Rende. Era nato a San Vincenzo la Costa, in provincia di Cosenza, nel 1930. Scola, il lupo della Sila, come fu subito ribattezzato sui tracciati di gara, iniziò a correre con le moto all'età di 16 anni. Nel 1948 si cimenta con le auto da corsa. Da allora ha continuato ininterrottamente a partecipare alle varie corse automobilistiche in salita. In quasi 60 anni di competizione ha conseguito oltre 500 vittorie, una vera e propria dinastia in campo automobilistico, quella degli Scola. Oltre a Don Mimì, anche i figli Carlo ed Emilio a raccogliere il suo testimone. Ora il nipote Domenico Junior, tra i piloti più apprezzati e quotati del momento, che il nonno seguiva con tanto orgoglio. Adesso un ultimo aggiornamento: la giunta regionale, così come il presidente Mario Olivera, aveva già preannunciato e assicurato in diverse occasioni che oggi è stata approvata la rimodulazione dei fondi PAC, che prevede il finanziamento di 20 milioni di euro per il porto di Catanzaro. Ne avevamo discusso nei giorni scorsi. Questa era l'ultima notizia, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.